Buongiorno a tutti. Un anno fa di questi periodi ci eravamo appena insediati, iniziava la mia presidenza col mio direttivo. Allora avevo garantito a tutti che ci saremmo rivisti a distanza di un anno a questa fiera. Non immaginavo sicuramente di andare incontro ad un anno così pieno di difficoltà. È stato un anno durissimo, abbiamo rischiato di non fare la fiera. Invece non più di 2 mesi fa abbiamo deciso di scommettere su questa operazione e devo dire che questa è una scommessa vinta. La manifestazione è venuta veramente bene, la location ritengo che sia sicuramente meglio di quella prima, sicuramente un posto nel quale nei prossimi anni potremo potenziare questo avvenimento. Volevo approfittare per ringraziare pubblicamente chi ha lavorato tantissimo perché questo fosse realizzato. Sto parlando del vicepresidente di Fabio Conti, assessore all'agricoltura, di lui e del sindaco di Porlezza che si sono attivati in questi 2 mesi, penso che hanno passato un'infinità di giornate in questi posti proprio per garantire il buon esito della manifestazione. L'input per fare questo però da chi ci è stato dato? Ci è stato dato dagli allevatori, abbiamo fatto più di una volta riunioni e quello che mi ha colpito è l'entusiasmo con la quale questi signori, questi ragazzi ci chiedevano: no, non possiamo mollare, dateci una mano, stiamo lì anche di notte a lavorare ma la fiera dobbiamo farla. Avevano ragione, grazie ancora a tutti per quello che avete fatto. Avete letto sui giornali che stiamo andando incontro ad qualche problema con la comunità montana, c'è stato un mancato trasferimento dello Stato, siamo in grossissime difficoltà, non siamo in grado di garantire gli equilibri di bilancio. Non è ancora finita, qui così solitamente facciamo differenza tra montagna e piano, quando siamo a Milano noi siamo gente di montagna. La gente di montagna è sempre dura a morire, io vi assicuro che è qualche mese che sto facendo avanti e indietro da Milano, fino alla fine non molleremo, alla fine riusciremo ad ottenere quello che vogliamo, a mantenere la comunità montana, perché deve essere l'ente che riesce a coordinare un po' tutti i lavori. Ho avuto ampie assicurazioni e un grande aiuto sia da parte dell'assessore Colozzi, del coordinatore per la montagna Baitieri, che tra l'altro doveva essere presente solo per problemi di salute non è riuscito a raggiungerci. Tra l'altro abbiamo la fortuna di avere anche Bianchi Dario, che oltre ad essere consigliere regionale è stato presidente della comunità montana e soprattutto è un amico, e poi persone come Giuliano Sala che sono sempre stati attaccati al nostro territorio e ci hanno sempre dato una mano. Pertanto mi sento di dire la comunità montana si salverà, ma soprattutto auguro a voi tutti una buona giornata e un arrivederci all'anno prossimo. Grazie.